Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere come si cambiano i rapporti ad una moto, in questo caso al mio S1000RR, per avere un rapporto accettabile per il circuito di Vallelunga. Andiamo a procedere! Procediamo con lo smontaggio della ruota posteriore per andare a sostituire la corona e quindi sganciare anche la catena. Andiamo a smontare il portacorona dal cerchio, operazione molto semplice, basta tirare ed esce tutta intera. Quindi ora dovremmo smontare questi bulloni e questi dadi per togliere una corona e mettere l'altra corona. Procediamo ora col serraggio di tutti i bulloni. Mi raccomando, anche se i bulloni sono autobloccanti, serrateli molto forte, che non si può mai sapere. Vi ricordo che questi bulloni vanno stretti, come dice il libretto d'officina, a 110 Nm, quindi si prende la dinamometrica, dopo aver dato una bella stretta si vanno tutti i bulloni a dare una bella ripassata. Riprendiamo il portacorona e lo reinseriamo dentro i cuscinetti. Guardi una volta se sozza, guardi due se raffia. Si spinge e rimane bello stabile. Quelli che avete visto dentro erano i parastrappi, che normalmente se hanno delle crepe o invecchiano bisogna sostituirli tutti quanti. A questo punto passiamo allo smontaggio del pignone. Dobbiamo per prima cosa andare a ribattere questa rondella di sicurezza che blocca il bullone. Serve praticamente quando la moto è in movimento a non far svitare questo bullone. Quindi prendiamo un puntaruolo e lo andiamo a ribattere e rimettere in piano. Una cosa con mettendo la dritta, l'applicazione era una L, messa lì e basta, facciamo tutto così. A questo punto andiamo a finirlo di schiacciare. Prendiamo la pistola e andiamo a procedere con lo smontaggio. Ora procediamo con lo smontaggio della protezione dei cutter che è intorno alla catena. La protezione l'abbiamo fatta fuori. In gesta la marcia, no. Devi frenare. Perché?
Quindi andiamo a sganciare la catena da qui, che non si sgancerà mai. Però se gli togliamo il pignone dovremmo riuscirci. Eccolo qua. Prendiamo il pignone nuovo. Ricordatevi sempre di comprare ingranaggi con lo stesso passo della catena, in questo caso è una 520. Quindi si rimette il pignone, si rimette la protezione del dado, facendo sempre attenzione a reinserirla negli ingranaggi. Frena, frena. Quindi si va a frenare la ruota posteriore e il meccanico andrà a stringere il dado. Stai? Sì. In questo momento sta rimettendo la rondella di sicurezza, che si mette gentilmente a martellate. Questo meccanico ligio, il capo maestro. E una mazzetta un po' più grossa, sta cap. Sì, è data la destra. Stai diventando un buona brutta persona, lo sai, sì? Sempre stata. Ah, ok, pensavo fossi peggiorato invece. Oh, guardate la delicatezza, ecco a che serve la becco di pappagallo. Tu pensavi servisse per altro, invece. Ecco la chiave dinamometrica settata a 100 newton metro. Va ad inserire per sicurezza anche una chiave all'interno della corona per stringere e non far muovere l'eventuale registro messo. Come potete vedere è qui, tra la catena e la corona. E con una forza sovrumana si dovrebbe sentire il tac prima o poi. Ecco il tac. Quindi vuol dire che la chiave è stata stretta, il bullone è stato tirato fino a 100 newton metro. Ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like al video, magari commentate con le vostre esperienze e ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Un saluto dai meccanici del Dangerous Garage, Eligio e Andrea, che non c'è. Questa volta ha fatto tutto Eligio. Ciao e alla prossima!